Entra! E subito dopo! Sono sottolineato la pila così in piscina. Che schifo. Signore e signori, io sono Tony Epens e Gesù Isil e questo qui è Sasha Donatelli, benvenuti su questo canale. Oggi siamo qui per commentare, signori, l'ottava puntata di Ex on the Beach Italia 5 5 5 5 5 5 5 5. Sì, signori, bravo, il dottore da Harvard, da Oxford, ha detto 5. Partiamo bene. Per questo bellissimo reality, supportateci, arriviamo a 10.000 like. No, 30.000. Giudicato, grazie, signori, grazie. Giudicato. Chiusa, grazie. Ma anche perché, insomma, l'ottava puntata, cioè, ragazzi, sta finendo questo incredibile viaggio nella Come cultura. Faremo nelle nostre vite senza Ex on the Beach Italia 5? Il viaggio ginecologico più famoso del mondo, non d'Italia. Sì. Ebbene, signori, in questo viaggio ginecologico non siamo soli oggi. Però aspetta, non dovete solo mettere like. Ah, cosa? Cioè, dovete anche commentare, condividere il video. Interagire. Grazie. Signori, sono emozionato perché oggi abbiamo due ospiti di un calibro elevatissimo, signori. Qua si va sempre meglio, Un ballerino della Royal Academy Ballet. No, abbiamo il terzo uomo più bello d'Italia, d'Europa, del mondo. E poi abbiamo una signorina. Beh, tanto bella, scusami, tanto bella, ma nonostante ciò ha un cognome, omen nomen, perché lei è la festa, signori. La festa, è la festa. Ex on the Beach. Allora direi di accendergli. Dottore, che deve annunciare lei, che ha problemi con i nomi. E i nomi, aspetta, non me lo ricordo, già non me lo ricordo, aspetta. Sono Alberto e Clarissa. Vai. Alberto e Clarissa! Incredibili. Ci siamo. Sentite che odore. Ciao, ragazzi. Mi sono stavo allontanando perché... Splendore, calma. È un complimento, dai, siediti, forza, sì. Dai. Come state? Tutto bene? Tutto bene, sono andata a fare un po' di festa e a capire i coppini qua, come ah, sono. Ah, ma a proposito, infatti. Ma tu puoi valutare anche qua delle ragazze? No, no, è solo per gli uomini. Allora, sapete che lui ha vissuto tantissimo nel Connecticut. Harvard ed Oxford come specialisti, okay. Come di studio. Però di base... Sono comunque un massimo esponente del mondo della ginecologia. Sesso applicato. No, però rimane umile. Io aiuto comunque anche i miei pazienti a trovare una soluzione, anche se per i vari blocchi che hanno nella vita. Lui è un fuffaguro della figa. Ne parliamo, sì, assolutamente. Beh, vabbè, siete emozionati? Ma sono emozionata di vedere la puntata, tantissimo. Tra l'altro questa puntata Clarissa fa un delirio vero e Alberto non ve lo dico, ragazzi. Non ve lo dico perché soprattutto riferimenti sessuali espliciti. Allora, ci siamo lasciati con un mezzo litigio tra te e Laura, quindi bando alle ciance, signori. Partiamo con l'ottava puntata di Ex on the Beach Italia 5 è l'ottava puntata, gente con i problemi. Comunque tutte le puntate di Ex on the Beach Italia le trovate su Paramount Plus, una montagna di intrattenimento. Ma scusami, però, per i clienti di Sky Cinema che non succede? Ci sono costi aggiuntivi. È tutto gratis, è tutto gratis. Adesso è il momento di divertirsi con Tony Epens, Gesù Isil e Sasha con la loro reaction ufficiale di Ex on the Beach Italia. Attenzione, questo programma contiene un linguaggio forte e riferimenti sessuali espliciti. Ex on the Beach Italia. Vamos! Speriamo che bello. Che blerano un po', che sono sempre nudo di solito. Sì, e noi ci piace nudo, ci piace, bro. Sempre a Tierra Bomba. Dove si beve? Sì. Bravissima, Clarissa! Grande! Grazie! I nostri protagonisti. Questa scena è bellissima. Sì, ma il problema è che non siamo ancora arrivati. Dobbiamo decriptarla. Esatto. Cioè, me la metti? La conoscersi e coronare i loro sogni d'amore. Grazie, mamma. Ti prego, non piangere quando guarderai le puntate. Ma i sogni a volte possono trasformarsi in incubi. Io stanotte ne ho avuti diversi, eh. Ma che cazzo ne frega me? No, è perché dai, sono... che siamo ancora alla sai sigla. Perché ho avuto marito? Fatto stronzate perché me lo sentivo. Me ne sentivo. Chi sarà il prossimo stronzo? Attenzione, Oxford, sentiamo il maestro. Ah sì, no, scusa, questa bisogna dire di buon auspicio. Stanotte l'ho sognata. Me lo devi mettere. Sai gli esami del college, quando finisci il college con la toga? Mettimelo lì. Lo metto perché lì. Lui non, ancora... non fare agli altri quello che non vuoi fatto che si faccia fatto a te stesso. Bravo! Il sommo poeta! Bravo! A Dante Alighieri gli fa un baffo. Dante! Dante, rigirati nella tomba, perché è arrivato qualcun altro al posto tuo. Senza questo intervento di Marco, che sono dei bici 5, non sarebbe stata la stessa. Zero, no.
Bentornati ad Ex on the Beach Italia. Grazie. Grazie. Sono educata nel senso. Giustamente. Parla col computer. E sai cosa ti dico? Che questa mattina decidiamo noi come svegliare i nostri ragazzi. Che arriveranno gli alieni? No, ma è quello con lo scimmione, Misa. Hanno proprio bisogno di una sana pet therapy. King Kong? Ma prima volevo attirare la vostra attenzione su una cosa. Dottore, qua non si vedono i resti. C'è della ginecologia. E tra chi ha dormito teneramente insieme in stanza e chi ha preferito una comoda soluzione en plein air. Oh, Elisabeth non è sul divano, raga. No, sì, invece la dov'è? Sì. Oh, incredibile, è l'unica donna che riesce a dormire. Metà sul divano, avrà fatto... metà fuori. Me la metti sulla, sull'Everest, no, sai, ma... quelli che dormono sulle vette, che escono i piedi. Perfetto. Il sacco a pelo. Sì, la dormita in pendenza, è bellissima. Ma cos'è la dormita in pendenza? Mi sono poi imbattuto in... questo. Ah, no! Ma ragazzi, che c'era la riga per giustare nel tutto l'ho provato a dirgli andiamo a letto. Dai. Fai una cosa tutta la notte. No, non ha voluto. Avrà passato lì tutta la notte? La risposta è sì, ovviamente. Certo. Cioè, ha vagato per tutta la piscina. Bellissimo, raga. Siamo ad Ex on the Beach Italia. Di cosa vi stupite? Guarda che poteva rischiare la morte. Vabbè, ma è controllato sulle telecamere. Cioè, l'avrebbero salvato. Secondo me per lo share avrebbero anche fatto male. Ma realmente... Anzi, mi sono svegliato e mi sono fatto subito il bagno. Giusto, sì. Si è già lavato. Bravo! La doccia di risveglio. Bravo, bravo, Dani. Mi avevate chiesto un cucciolo per il risveglio dei ragazzi? E io chiaramente l'ho trovato. Eccolo. Guardalo. Ma è Osè vestito? È Osè? E lui cazzo, però il verso è bravo a farlo. Sì, ma è impassibile. Niente, lui. Proprio un bel gorilla, muscoloso. Dice, vabbè, magari mi chiama lui. Se non mi chiama nessuno. Attenzione, ma c'è Elisa per dietro. C'è. Alberto contro King Kong, la sfida. Rifammelo, rifammelo. Bellissimo. Rifammelo ora. Perfetto. Bellissimo. Bravo. Tale quale show. Mi sono trovato un altro King che è il King della foresta. Ah, certo. Giulieri è più alto del King Kong. Lo abbraccia. E io Elisabeth. Mi sembra corretto. Sì, ragazzi, c'è dello scimmiaggio. C'erano tre neuroni, no? Usiamoli. E se ne va così. Hai avuto le strappate, è passato da Marco. No. In questa villa non ci si annoia mai. C'è il momento della beauty routine, c'è persino l'angolo della cultura. L'angolo della cultura? Bellissimo, sentiamo, sono curiosa di sentire. No, ragazzi, abbiamo due scienziati dell'MIT a confronto. Poi noi diciamo Cartagine, no? Cartagine è in Grecia, cazzo. No, stavo però tradotto, pensavo che Cartagena era perché era in spagnolo. Bene, ma non benissimo. No, aspetta, lei è il massimo esponente storico della sapienza. Chiedo scusa a tutti gli storici. Magari Laura sa la verità, magari siamo noi che sbagliamo. Cioè. Guarda. E c'è invece chi fa esercizi di autostima. Ho il pillone. Ho il c***o grande. Freddy. No! No! Perché un soliloquio con il c***o e dice che c'è il c***o grande il pillone? Perché questo? Il tablet del terrore. Pronto a servire una colazione decisamente salata. Cosa succederà, carissima? Era con Ex che io sono sincera, i due neuroni mi sono rimasti quelli, non me lo ricordo. Perfetto, grazie. Grande è classico. È classico, nessuno si ricorda per un c***o. Beh. Esce Alberto che appena entra. No. Grazie mille. Alberto, Daniele P e Matteo. Non si fa mai aspettare una signorina, soprattutto se è un ex. Preparatevi per andare in spiaggia ad accoglierla. No. Nuova ex! Arrivo femminile. Potrebbe essere molto interessante. Guardate, attenzione, sporgiti! Ciao! Sei la settimana prossima! Direttamente dall'Argentina! I poteri di Paramount, la gente viene prima. Sbagliano sempre le settimane. Se deve essere, una mia è un guaio. Ricordiamoci che Alberto è il terzo uomo più bello su Marte anche. Sì. Hanno fatto okay, l'aggiornamento. Uranio e Plutonio, che sì, sono altri due pianeti, immagino. Ovviamente. No, non Plutone, Urano. No, Plutonio. Ma più che altro, sai che cosa? C'ho la laurea che è dentro. C'ho una laurea, hai detto? C'ho la laurea che è dentro. Scusi, laurea ne ho due. Due lauree? Aspetta, finché non vedo non credo, però. Infatti, il problema, capito, è che c'ho due, tre ex con la quale l'ho tradita. Tu hai tradito Laura con altre due, tre ragazze. Bellissimo. Ecco. Attenzione. Arriva un bel... Cheaters. Allora, è così, ragazzi. Ex cheaters. Tre sbacciucchetti con due e con una lotta. Ma vai a cagare.
Sta nuotando in modo orribile. Saprà nuotare? Arriverà in braccioli? Sarà una paperella? Si affogherà? La sorella di Federica Pellegrini, vedremo. Io ho un sacco di ex che non sanno nuotare. Ah, perfetto. Oh, ecco, vedi, siamo tu le hai scelte, le ha scelte apposta. Senza per sensi, non farvi venire ex on the beach. Così non siamo in tema. Così si affoga prima di arrivare. È mia. È tua? Tua? È di Alberto! È di Alberto! Bella! Ma io ho intravista nei studi di Paramount poi. Questa ragazza. Avevo... Per caso è lei? Ti faccio vedere Giovanni! Vada via! Mi ha fatto dire il nome. Ma quel nome! Grazie per essere venuta qui. Chi era così? Scrivetelo nei commenti. Ciao, io sono Else e sono l'ex di Alberto. Quando entro ad una festa sono io quella che dà nell'occhio principalmente. Abbiamo festa contro festa, ragazzi. Tengo le porte del fan. Però c'è un certo portamento, devo dire. Certo. Gli uomini sono sempre loro che vengono da me e mai il contrario. Tu sei andato da lei o viceversa? Ammettilo. Non c'è risposta, signori. Sei andato tu. Si fa la doccia. Uomo dalle infinite provenienze, egiziano, eritreo, filippino, con la luce americano. Sono un po' profumiera, sì, lo ammetto. La sorella, andiamo a braccetto io e te. Alberto, devo dire che è una persona importante. Penso che ci sia sempre stata un po' quella fiamma, quella cosa sempre accesa, quindi ecco, sarà da riscoprire. Promessi sposi, vi siete fatti la proposta di matrimonio, giusto? Tutto bene, tu? Bene, dai. Quando l'ho abbracciato, quando l'ho salutato, è stato come tornare un po' al passato. Stavo per piangere, l'emozione mi entrava nelle viscere, sentivo l'orgasmo. Ma perché? No, scusa, è un problema. La mattina che si vede? Ogni tanto mi parte, scusate il criceto. È la nuova arrivata. Potrebbe interessarmi. Posso dire che ce la vedo bene con Daniele? Daniele, tu ce la vedi bene con te stesso? No. Elda? Elda le storie tese era, giusto? Non te lo aspettavi veramente? No, me lo aspettavo. Un po' scioccato. Sei quasi scioccato. Perché ci ha raccontato che dentro c'è un'altra ragazza che ha tradito con te. Ah! Ma che bastardo, Matteo! Ma vabbè, non la domanda è, ma essa sapeva di essere quella con cui lui stava tradendo la sua ragazza? Lo sapevi? Sì. Okay. C'è la Laura dentro. Sì, la conosco. Siamo amiche anche. Salutiamo Laura Ghibbi. Un saluto, grazie. Sa che l'ho tradita, ma non sa che è con lei. No, il problema è che loro si conoscono anche. Questa cosa è bellissima, grazie Ex on the Beach. Ci siamo conosciuti un mese dopo. Ho avuto tanto agitato. Siete ancora amiche? Sì. Allora. Ha rafforzato la cosa. Pene congiunge. Pene congiunzione. Condivisione. Con chi uscirà? Secondo questa? Me con Daniele. È carina. Non ho avuto tempo di conoscerla, ma vorrei farlo. Daniele, guarda, non avrei mai detto. Daniele ha fatto più appuntamenti. Lui è andato a fare Tinder Beach, capito? Alberto. Corvoni! Daniele è rimasto così. Daniele perde l'occasione. Bocca asciutta, ragazzi. No, a me mi stanno andando malissimo le cose. Daniele è rimasto solo Marco, praticamente. C'è niente, vanno via così. Ci sarà sicuramente un contatto. Vediamo un po', vediamo come andrà. No, Daniele, fate entrare qualcuno per Daniele. C'è dell'amarezza. Lo prendo sotto l'ala del King. Lo aiuterà, lui prende questa missione. Guarda lo sguardo. Lo psicologo della casa che sembra porterà come le donne. Dei Pantellas. Sembra Jacopo dei Pantellas. Saluta Jacopo, ciao. È uguale. Ma è arrivato il momento di rientrare in villa. Raga. E potete metterci una mano sul fuoco che Matteo e il suo nuovo discepolo non diranno nulla delle scappatelle di Alberto. Sì. Infatti, è vero. Un minuto dopo. Vediamo. Ma lo conosci bene. Tu lo conosci bene. Comunque siamo salvi. Il King non ha parlato del tradimento. Lui mi ha detto che ha tradito Laura. Con lei. No. Di questo. Oggi sono a tanto così dalle dimissioni. Guardalo. Io non so lei come abbia conosciuto Alberto. Non ho capito il collegamento. Sicuramente in un locale. O alla locale, magari vi hanno arrestato. Ah. Da quello che ho capito, lui dice che è andato con lei mentre andava con te. Esce il fumo dal naso. Guarda. Spero di aver capito male, perché comunque io avevo una bella considerazione di lui. E invece
Al contrario, abbiamo visto la nuova arrivata Elsa che sembrava sperare in un ritorno di fiamma. Bando alle ciance. Attenzione, sembra che stanno entrando in un cimitero. Si va verso la morte? Una location magica, una benda e degli oli sembrano gli ingredienti perfetti per una ricetta ad alto tasso di sensualità. Un massaggio con sfumatura. Con sfumatura, bravo. Attenzione, un po' di olio la cuoce. Proprio nel punto giusto. No, attenzione, con quella bandana però me lo metti come un sushi man. Me lo metti è un sushi man perfetto. Sentire sicuramente le sue mani che mi fanno un massaggio comunque proprio tanto, tanto tempo ha fatto effetto. Sono pronta. A bagna calda. Ma lui sembra avere in testa solo un unico pensiero. Sono arrivato e mi sono trovato due lauree. Sempre, lui parla sempre delle lauree. Due lauree. Solo lo studio. Sì, solo lo studioso. Bravo, bravo. E niente, ho dato una limonatina a uno e basta. Così. Una spolverata di pepe. Te la tua migliore amica Laura dovrà fuori un casino enorme adesso che arrivi da... Gioco Salbert. La situazione per Alberto non si mette nel migliore dei modi. Vediamo se, cambiando posizione, riuscirà a recuperare. Massaggiando la rotula qualcosa succede. La attenzione, rotula, attenzione. La parte bella è che secondo me, oltre a stare su cazzo alla Laura Gigby, sicuramente... La stavi tranquillizzando lei prima dell'entrata. Secondo me Elsa non entra più nel programma. Mi piace? Ma se cosa mi piace o no? La pasta alla carbonara. No, ti prego, cosa me dicendo? Lo metti la cracco? Cioè, ma veramente? Io non so cosa dire, sinceramente. Neanche noi, Elsa. Siamo stupiti. La povera Elsa ci ha provato e riprovato, ma nulla. Temporale. Ma perturbazioni qua sulla arriva casa. La carbonara. C'è chi invece ne approfitta per lasciarsi andare a momenti di pura passione. Giulio e Laura. Laura, ok, Giulio e Laura. Porta anche alcuni dei ragazzi a fare delle riflessioni. È così che è nato il teorema di Pitagora. Base per altezza, è una tempesta interiore che sembra costringere qualcuno a ripensare ad alcuni dubbi che sembravano ormai risolti. Ma sai perché? Perché lei non va al bagno da un mese. È vero. E quindi le tossine dell'intestino arrivano alla testa. Ma ad affrontare una situazione più difficile del previsto c'è anche Alberto. Che sta sbagliando tutto. Che effetto ti ha fatto rivedermi? Comunicazione di servizio. Adesso assisterete all'esemplare caso di come un uomo cerca di arrampicarsi sugli specchi per fuggire dalle difficoltà. Attenzione! No, la cosa estrema, sta masticando lo champagne, non lo beve, lo mastica. Lo stava masticando. Perché muoio dalla voglia di darti un bacio, ma c'è un problema. C'è un problema. Ma la carbonara, la carbonara mi ha stoppato, perché sono di uovo? Se io te ci diamo un bacio adesso, tu dopo fai un'entrata, ti fuggi. Non lo sai, questo è fazzo. Ma quando lui fa terrorismo il più contento della villa. Però cioè, veramente scappa adesso. Ma non ha messo neanche un secondo proprio agio. Arriveresti con la Libby, che ti odia già. Guarda, vero, ti consiglio, se vuoi, vai pure a casa adesso. Lì c'è una banca. Ma lui voleva arrivare a quel punto. Sì, sì, capito sì. Che lei l'aereo te l'ho prenotato. Terrorizzata. La produzione pago io. Pago io. C'è un Boeing 767 che ti avresti già tutte quante le donne contro. E quale sarebbe il problema? E lui non sa più come uscirne perché no, lei è tranquillissima. È tranquilla. E quale sarebbe il problema? Ci ha preso i biglietti dell'aereo e tutto. Che cazzo dicono? Quel bacio me lo aspettavo. Lo voleva. Non ti arrabbiare però adesso. Cosa deve fare? La voglia di partire. Vabbè, quindi adesso ne vedrò delle belle insomma in villa. Tra te, Laura, non vedo l'ora. E lui in silenzio. Sì. Torniamo in villa dove sono i demoni. E anche in villa si parla solo e unicamente di una questione: il tradimento gate. Gossip. Tradimento gate, bellissimo. Ragazzi, è pazzesco. Poesia. Lui è stato con sta qua mentre si sentiva con me. Sì. E hai detto che te sei. Ma secondo me è una c***a. Facciamolo entrare. E i diretti interessati stanno facendo il loro ingresso in villa. Ragazzi, adesso l'esplosione arriverà. Vediamo un attimo come va in realtà. Vediamo, mi aspetto di tutto nel bene e nel male. Hola. Tutti lì? No! Gli viene proprio il cagotto diretto. Ma hai visto che l'avevo detto io? Stavamo parlando proprio di voi. Siamo già tutti quanti belli ubriachi. Ci spera. Sì, sì. Io voglio ancora credere che non sia così. Anche perché Elsa, io in realtà la conosco. Da un sacco. Facciamo serata insieme. La conosco. Ti ha già fatto vedere le altre stanze. Grazie, amo, no. Ti vuole mostrare le stanze per chiedergli. Ma è vero. Guarda, la porta già via, fa la manovra. Matteo. Ma nello stesso momento c'è chi ha voglia di tornare sui banchi di scuola. Che senso? Perché doveva dare lezioni. Va a chiedere aiuto per conquistare Elsa. Bellissimo, raga. No, ma pazzesco. Quando vuoi mi servono qualche consiglio. Vieni qua. Guarda, vieni qua.
Tipo, hey, discepolo, vieni qua. Ha inizio la lesson number one del corso di seduzione di coach Matteo Cavalieri. Ascoltate, signori. Devi attaccare subito, te l'ho detto. Devi essere il primo che attacca. Perché l'attacco è la migliore difesa. Sì. Prendilo in considerazione, di squadra. Perché non mi hai scelto me? Ti faccio vedere l'angolo più bello della casa. No, è vero. Rompighiaccio, rompighiaccio. Quello dell'angolo. Attenzione. Me lo ricordavo. Ti faccio vedere l'angolo. Si chiamava Wilson. Dani, non so ancora manco Dani, il nome. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua, Dani. Ti faccio vedere l'angolo più bello di Paramount. Vai, là. Vai. Rimani in punizione. Grazie. Grazie, Dani. Ma hai imparato il nome adesso? Un applauso a Dani. Un applauso ad Olga. Olga. Elsa. Come stai? Tutto bene, tu? Voglio farvi vedere l'angolo più bello della casa. Ok. Vieni. È giusto così. L'ho detto subito urlando perché aveva pure dimenticarsi. Sì, sì. Ti faccio vedere. Guarda che spettacolo, guarda come siete bene. Che poi è tristissimo, non è vero? È tutto sporco, una merda. Cos'è? Vomitato dalla sera prima. Mamma mia, non voglio sapere cosa ci sia su quel divano. Guarda. Ma questo è veramente bello. Hai fatto bene a farmelo vedere. E poi la lascia lì. Ci vuoi vedere l'angolo? Sì. No, voglio dire il panorama. È che sto guanciale, ciao. Di dove sei? Di Roma. Ah, Roma. Ti hai detto, aspetta, io non ricordo. Vediamo. Già difficile il nome, figuriamoci la città di provenienza. È Romania. Esatto, bravo. Io invece sono mamma croata. Ah. Sì. Possiamo parlare, quindi. No, non è la stessa. Sì. Ma c'è una questione che non può rimanere in sospeso. Dai. Il tradimento gate, ragazzi. Che è quella con cui l'hai tradita, no? Matteo conosce Lanz. Lo dice davanti al... E c'è la... All'attacco. Questa è bloccata, aspetta. C'è il gatto! Ma non potevi dirmelo. Ma, no, ma tu comunque lo sapevi che sono stato un c***o. Senso. Almeno è sincero, ragazzi. Non è che devo dire nome e cognome della persona. Cioè, codice fiscale, IBAN. Non voglio neanche stare in compagnia di una persona falsa così. Ma tanto scusami, ma lei non c'ha la sostanza, cioè non sto capendo. No, lo sapeva che già. Compagnia deve è un processo all'intenzione. Ma lo sapeva già. Ad Ex on the Beach Italia, prima o poi le verità riemergono a galla. Non vedo l'ora di vedere la lotta. Bisogna ammetterlo, questa volta i ragazzi ci hanno davvero stupito. C'è un cane randato. C'è un cane. Come c'è un cane randato? Passavano cani, gatti. Ma dove si trova la villa? Nei barrios? Malfamati colombiani. Sta diventando un rifugio per animali. Probabilmente con l'intenzione di fare il pieno di energie, vanno tutti a letto presto. Dio, lo stavo dicendo che i giorni passavano e la stanchezza era incalzante. Beh, ci è una giornata in cui. Chi preferisce sempre l'outdoor? Cioè, sul puff adesso. E chi invece ha bisogno di dormire in solitudine per continuare a riflettere. Nel frattempo i gatti cagano. Ma dai, pisciano i gatti. Dove la mattina i ragazzi mangeranno. Schifo. E se non avete preso la toxoplasmosi, siete salvi. Ma io non so se essere spaventato più per il gatto, per quello che mangia. Sì, perché in realtà quello che si ammala è lui. Tutto questo, c'è qualcuno che abita la Ciozza dell'amore. Forse Elda? Eh sì, sono proprio loro, Daniele ed Elsa. Eccoli! Guardavo! Ci auguriamo che non sia solo che sia Daniele ce la fa? No, occhio. Ditemi che non è solo detto, schiuma. Non è detto. Ditemi che non è solo parole. Aggiungiamo altra schiuma. Ma io mi sto... Che schifo. Io tifo per Daniele. E ora è ad un passo da un'intensa e lunga notte di passione. Bacino! Di passione! Quindi teoricamente anche il durello. Ti prego, ti prego, ti prego. Cos'è? Venire stanco. Sei stanco? Come sei stanco? Come? Siete nudi? Siete nudi perché sei stanco? Alberto. No! Basta. No, niente da fare. No! 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 Aspetta, ha detto non è stanco. Non sono stanco. Non sono dice. Stanco. E coach Cavalieri avrà ancora tanto lavoro da fare. Lui è sveglio, lui guarda sveglio il culo. Lei dorme. Prego, prego! Fratello mio, guarda, mi sono bucato i protagonisti, i protagonisti. D'altronde si sa, la notte porta consiglio e qualcuno sembra essere giunto definitivamente al punto di non ritorno. Ah, Karin! Karin! No, attenzione. Va via! Non me la sento più di continuare. Scusate, però non mi puoi mettere in azione di Karin dopo quello che è successo a Dani. Cioè, io sto ancora soffrendo di questa cosa. Cioè, non riusciamo a riprenderci da prima. No, no, hai sbagliato. Far pace con me stessa, avere dei chiarimenti. Cioè, anche pensare... un po' più di privacy, diciamo, mi servirebbe in questo momento. Dopo tanto sesso e follie, arriva anche il momento di riflessione. Ma noi non ce ne frega. Oh, c***o! Grazie! No, non è vero, grazie. Dai. Ho bisogno dei miei spazi, ma volevo farvi sapere che, cioè, io sono contentissima di avervi conosciuto, ve lo giuro.
ve lo giuro, sono contenta. Sei dispiaciuta, Clary, di questa Sì, uscita? Tantissimo. Era la mia fidanzata, cari. Voi avevate un bel rapporto. Eh sì, ma tuttora. Brava, Clary. Avere un punto di riferimento in mezzo a tutto sto bordello era importante, potevo parlare di cose serie. Stai piangendo, ma sei... Anche adesso sì, sto no. Un applauso a Clarissa, ragazzi! E anche emozione! Adesso non so come definirla, però c'era un qualcosa, comunque... Eravamo abbastanza anche complici. Però secondo me adesso finisce anche per il King. Cioè, ha una missione con Daniele, quindi ha comunque un obiettivo. Esatto, però basta... Però... Sì, ora se sei serio, The King, fai vedere il tuo lato umano. Si baciano e si salutano come del vero amore. Magari innamorata di lui, si è innamorata. Sì, lei secondo me sì. Questo colpo di scena rappresenterà l'inizio di un nuovo capitolo ad Ex on the Beach Italia. Soprattutto per il nostro King. Ma farà veramente il bravo lui? Secondo me no. Però. Mi sarebbe piaciuto continuare con lei, però... Continuare a essere il King e tenere alto l'umore. Cosa vuol dire questa frase, Matteo? Subito l'amore, si chiude una porta e si apre un portone. E proprio per tornare a sorridere, chiedo al tablet del terrore di intervenire ed inventarsi qualcosa di spiritoso ed esplosivo. Attenzione, l'orso Yogi al tablet del terrore. Benvenuti al primo torneo di Scoppia la passione. No! Bellissimo. Dividetevi in due squadre all'interno delle squadre. Formate delle coppie. Chi rimane spianato può accompagnarsi. Ma cosa sono dei fornai? Sì. Ma perché facevate leggere a lui? No, c'è scritto spaiato. Va bene, ho capito, devo intervenire io. Ce la faranno a fare il gioco? E chi resta senza partner gareggerà con il mitico orsacchiotto. Ah, bello! Teddy, baby, ce l'hanno questa sfida! Cos'è che ha detto Giulio? Si dovranno accoppiare e poi scoppiare più palloncini possibili in pieno stile Ex on the Beach Italia. Bellissimo! Bello. 3, 2, 1... Che la sfida abbia inizio. Ma cosa è? Aiuto, ma che scene terribili. Guarda Giulio, guarda Giulio. Ma Giulio, ma... Cioè Giulio sembra che lo prende nel... Ma che scene terribili. Ma perché Elisabeth si mette sempre in posizioni più scomode? E la squadra che ha vinto è quella... Han vinto? Dei Teddy Bears. Voi avete vinto. Vincono un check-up completo al San Raffaele, mi pare, se non mi sbaglio. Prima per la squadra vincitrice una fantastica serata a Cartagena, in un locale burlesque. In un locale burlesque, bellissimo. Io nera perché avevo 10 minuti per prepararmi. Awa. Sono verso! Un altro verso! È nuovo questo. Non ci vedo, nuovo analogo. Che gli venga un cagotto a tutti quanti. Oh, beh. Quelli che fanno burlesque si dovranno cagare addosso tutti. Ma no, ma che schifo. Schifo, ragazzi, gubbio. Nel frattempo la squadra che ha vinto è pronta per lasciare la villa e partire per Cartagena. Anche l'orsacchiotto va, Sì, ha vinto pure lui. Cartagena, stiamo arriviamo. L'italiano non può non mancare anche qui. Arissa a cagare tutto. Ma ancora. Vediamo, signori. Ma poi sai che sulla barca c'è obbligatorio ballare. Cioè, sì, non può essere fermo. Esatto. Forza. C'è una legge. Se no, ribalti. C'è Cartagena. È per tenere in bolla. È la distribuzione del peso. Per tenere in bolla. Ma perché balla? Tra i perdenti regna lo sconforto. Potresti mettermi una canzone, per favore? Ma pensavo dicendo, potresti mettermi qui, c'ho già pensato la Rietta. Sì, esatto, mi potresti mettere a Oxford. Certo, Marco, ogni tuo desiderio è un ordine. C'è del rancore. Li spinge addirittura alla più miserabile delle azioni. E cioè, invocare un nefasto rituale di magia nera in piscina. No, provano a farli cagare addosso, capito? No. Da lì. Ci avrebbero fatto un piacere a mandarci la diarrea. Perché dici che... andava in bagno da giorni. Apnea che gli venisse la diarrea. Dai ragazzi, i vizi sono... Il Cartagena mi sembra più Chinatown ora, vero? Sì, infatti, sono in Paolo Sarpi ora. Niente, raga, cioè qua...
lasciano. Mi sta scorreggiando pure il cervello in questo momento. C'è una scena terribile. In Villa Tierra Bomba i ragazzi scoprono un'amara sorpresa. No. Hola. È arrivato Don Pedro Gutierrez de la Rosa. Don Pedro Gutierrez? È un prete. Il più importante produttore di caffè di tutta Tierra Bomba. Narcos, Narcos. È un finto produttore. L'hanno preso in mezzo alle barriere. Mi incanta molto. Daniel è sempre entusiasta. Sempre felice. C'ha le palle qua, però è contento. Come fa? Ma all'improvviso la situazione degenera. No, ragazzi, qua quando mi vergogno. Il party si sposta in piscina, dove ha inizio una sorta di mistico rituale di gruppo. Occhio! Sarà stato forse il magico potere del cloro evocato in villa? Amore, ma chiudi la bocca, no, cioè, no, allora. Non devo guardare più. Ma hai visto 5-6 minuti così, volati? 5-6. Volati! 5-6. E ci sono di qualità. Certo, lui. È il terzo più bello del mondo, eh. E questa è la faccia, raga. Raga, cosa sta succedendo, signori? L'acqua. Il loro rituale funziona. Ci saranno liquidi che neanche la NASA riuscirà a trovare. Ted si è coperto gli occhi, non me la guardare. È rimasto qua. Bocche che si intrecciano. Signorina Clarissa, ci spieghi questa. Ma si vede tutto. Era da apprezzare anche la parte femminile. Fa la certo. Magia della piscina sta avendo effetti prodigiosi, specialmente su Clarissa e Samuele. Attenzione, signori! Attenzione! Ancora col cappello. Certo, Samuele. O canotto o cappello. Anche quando si fa la doccia indossa il cappello. Raga! Stai forzando voi comunque, oh. C'è da ridere. Entra! 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 E subito dopo. Chissà come mai hanno inquadrato Laura. Chissà come mai. Ecco, probabilmente se non ci fosse stata la piscina, stasera non avremmo forzato così. Io penso che se dovessi fare il bagno lì dentro rimango incinto di quattro gemelli. Sì. Sbaglio, eh. Basta però, allora. Cioè, ma da perché la fanno vedere così tanto? La fanno vedere tutta, la fanno vedere. Cioè, c'è tutta. Mi volete male? Attenzione, ci scappa il morto questa sera. Allora, possiamo dire che adesso Clarissa è mamma, se non mi sbaglio, 3-4 bambini. Per però non di Samu, ha un'altra famiglia, quindi adesso... Buonasera! Com'è andata? Molto bene, Laura. Oddio, quindi si chiude così la puntata con voi. No, c'è ancora tempo. Quindi? Ti sei divertiti? Sì, Laura, sì, si vede che sta indagando. Cioè, e quindi sta indagando. Che siete usciti? Io sarei venuta tutta pimpante. Venite come delle facce appese, dei morti. Perché sono stanchi. Testosterone e tutte le energie. Non mi dire falsità, perché sennò venga a scopertelo subito. Raga. Samu, con te. Con te e con Clarissa. Lei si nasconde dietro la tubercolosi. Clarissa. No, sono baciati tutti quanti, si siamo baciati. Ah, certo! La lingua. Ah? Come la lingua? Lei va in ansia per il bacio con la lingua. Tutto sembra essere ancora sotto controllo. E tutti sembrano volersi attenere al piano. Nessuno dice niente. Tranne uno. No, raga. Alberto. Ma che? Non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! Alberto! Oggi tu non esci da qua dentro, sai? Stai bene? Sono creati nuovi intrecci. No, attenzione! Se vuoi ti recupero, non devi uscire. Non devi uscire! Ma Laura, che tu non la conosci! No, anche perché sinceramente se qualcuno deve dire, devo dire io. Sei qualcuno. Fermi. Hai cannato. Raga, lo sguardo. Se ti metto la pila, non sei in piscina. No, adesso io lo voglio risentire perché no, io... Ma come? Io voglio risentirlo. Se ti metto la pila, non sei in piscina. Vabbè, no. Ma il karma gira perché dopo si frega da solo lui. Che schifo. Ma come si fa? No, Albi! Ma si colla! Albi, non ho ma non si colla! Ma come non è andata così? Allora, noi siamo andati lì... Diamo spazio. No, io ho detto che si erano creati gli intrecci, ok? Però io non avevo tirato fuori i dettagli, le cose. Ah, ma quindi quello non vuoi solo. No, ma sentilo, senti. Non... Se ti metto la pila, non sei in piscina. Ma è palese! Ma no, l'hai detto! Questa rivelazione romperà gli equilibri della villa? Raga! Un nuovo presagio risplende sulla villa. La luna piena. Luna piena? Si tagliano i capelli? Chi si lascia andare nuovamente alla passione? Ah, ok. Ma allora, ma... Ormai è andata. Colpo di scena? Chi occupa inaspettatamente la ciosa dell'amor? No, raga! Ragazzi! C'è Alberto! Già! Lui l'ha detto apposta! Ma non è vero! È stato semplice desiderio?
o desiderio di vendetta? Aiuto! Non ci credo! Che animale! Oh. Posso concludere dicendo che è stata una delle giornate più folli che ricordi questo programma. Bella! Bella puntata! Sì! Bella. Nulla più sarà come prima. Nulla sarà come prima. Ci sarà un ingresso grosso, ma molto grosso, scultoreo. No, ragazzi, c'è da divertirsi. E allora ci vediamo la prossima settimana per un'altra puntata di X on the Beach Italia. Grazie, ci vediamo la settimana prossima. Ringraziamo grazie Alberto, grazie i nostri Clarissa. Ospiti. Ragazzi, è stata una puntata pazzesca. A voi. È stata clamorosa. Ciao. Giovedì alle 13:30, ciao. Ciao.